Ciao a tutti, benvenute e benvenuti a questo Freelance Camp Roma edizione online. Ora, come ho già raccontato nei giorni scorsi, noi eravamo prontissimi, oggi saremmo dovuti essere alla ex Cartiera Latina, nel Parco della Appia Antica, avevamo pronte le mascherine, i coprimicrofono, i disinfettanti, il termometro per misurarvi e le liberatorie. E però purtroppo, come sappiamo, insomma, la situazione, le modifiche della situazione hanno fatto sì che sia uscito il DPCM domenica sera e quando lunedì mattina ce lo siamo studiati abbiamo visto che era proprio impossibile fare l'evento dal vivo. Per fortuna noi avevamo già fatto l'esperienza del freelance camp online a giugno e questa volta avevamo un piano B ancora più solido e ben strutturato grazie all'impagabile supporto di Vudio, Fabrizio Ulisse, Elisa Miraldi, per Angelo Valente, che in questo momento sono alla regia e stanno facendo sì che questa edizione così particolare del Freelance Camp Roma avvenga addirittura in due posti, il Freelance Camp Ubiquo, uno qui dove stiamo in streaming e parliamo a tutti voi e tutte voi che ci state ascoltando da Facebook, dalla homepage del nostro sito e dal canale YouTube del Freelance Camp e anche in parallelo in una stanza Zoom dove ci sono le persone che oggi ci sarebbero dovute vedere dal vivo e dentro al meeting Zoom passeranno la giornata insieme commentando, chiacchierando e a metà mattinata e oggi pomeriggio anche facendo momenti di networking e discussione in piccoli gruppi. Quindi avere pronti dei piani B ed essere pronti a giocare il giro di carte che abbiamo in mano è un po' la caratteristica dei freelance, devo dire, ed è sempre stata la caratteristica di questo progetto che, come forse voi sapete, è nato nel 2012 e quindi, insomma, questo è il nono anno che continuiamo a incontrarci periodicamente, e anzi quest'anno, proprio perché questa situazione così eccezionale che stiamo vivendo di distanziamento fisico ci fa percepire ancora in modo maggiore l'importanza della vicinanza sociale, quest'anno ci siamo incontrati tante volte. Abbiamo fatto il Freelance Camp edizione online a giugno e poi abbiamo lanciato la membership annuale, il Freelance Camp Club, che è il nostro modo per tenere viva fra un evento e l'altro lo spirito del freelance camp, che è quello di trovarsi insieme per condividere le esperienze, i metodi, i successi e i fallimenti e gli strumenti che ci aiutano a lavorare meglio e a vivere meglio anche la conciliazione tra la nostra vita, il nostro lavoro e tutto il resto. Oltre a incontrarci online, anche attraverso gli eventi mensili del Freelance Camp Club, siamo anche riusciti a fare un freelance camp dal vivo. È stato molto bello all'inizio di settembre a Marina Romea, al Villaggio del Sole, e lì veramente, insomma, abbiamo capito quanto è importante mantenere i contatti con questa rete meravigliosa di persone che negli anni sono cresciute insieme, hanno creato progetti, hanno creato legami e sono rimaste sempre anche accoglienti e in grado di dare il benvenuto alle persone nuove che ogni anno e ogni edizione arrivano a lavorare e imparare insieme a noi. Naturalmente, tutto questo progetto che è diventato così articolato e insomma, è bello solido, non sarebbe possibile se non avessimo anche il supporto dei nostri, delle aziende che credono in noi e che hanno deciso di sostenere il freelance camp. Le cito e le ringrazio, e davvero non è un ringraziamento retorico. Tutto il progetto annuale del Freelance Camp Club è sostenuto da MailChimp, che ringrazio tantissimo e che oggi pomeriggio passerà anche a salutarci prima dell'ultimo talk. SiteGround, il nostro hosting di elezione, quello che ospita il sito del Freelance Camp, Coop Alleanza 3.0, una cooperativa e un supermercato dove io mi sento a casa quando vado a comprare, e in più Banca Etica e Arbos, che supportano il progetto nella sua continuità.
l'edizione romana, questa edizione romana in particolare, questa edizione che abbiamo voluto fosse caratterizzata proprio dal fatto di essere un'edizione dedicata ai freelance di Roma. Abbiamo lanciato le iscrizioni prima di tutto nel gruppo Facebook Freelance Camp Roma e abbiamo fatto in modo che le persone che si sono iscritte fossero, insomma, orbitassero tutte intorno alla capitale, perché ci teniamo a fare sì che le persone si aggreghino anche nei luoghi dove vivono e dove lavorano. E questa edizione quindi ha dei supporter, degli sponsor locali, sono Fifthbeat, un'agenzia che fa design e che si presenterà anche oggi pomeriggio, ci sarà un loro talk molto interessante. Cosa mi metto? Un negozio di cose bellissime e mi sarebbe molto piaciuto andarli a vedere dal vivo se fossi stata a Roma oggi invece che a Ravenna, da dove vi parlo. E poi Baule Volante e Fior di Loto, Data Ninja, avremo oggi pomeriggio ospite Donata Colombro. E poi ci sono, insomma, le persone che rendono possibile, insomma, i supporter tecnici del Freelance Camp, Vudio, che ho già citato e ringraziato, e Roberto Pasini, il nostro grafico e web designer, che è sempre lì quando c'è bisogno di fare qualcosa, anche all'ultimissimo momento. Mi resta solo da ringraziare in particolare già adesso lo staff romano che in questa settimana, in questi mesi ci ha aiutati a creare questa edizione, a organizzare questa edizione in tantissimi modi. Oltre alle persone meravigliose di Vudio, di cui ho già parlato, Antonella De Carolis, Andrea Borraccino e Letizia Palmisano hanno aiutato a gestire tutte le cose della logistica. Abbiamo avuto uno staff contenuti meraviglioso, Tamara Viola e Agnese Iannone ai social e alle interviste e Cristina Scaraffia alle newsletter. Ed è proprio con Cristina Scaraffia che diamo inizio ai talk di questa edizione del Freelance Camp Roma edizione online.